La posizione è quella che ho tenuto in tutta la campagna elettorale: abbattere il potere politico affaristico genovesiano bramantiano, visto che già è stato abbattuto il potere universitario delle grandi famiglie. Per cui io ho invitato tutti quelli del mio gruppo a non votare Bramanti, mantenendo fede ai nostri principi. Catena De Luca l'hanno votato i cittadini hanno, io rispetto il voto degli elettori, i cittadini hanno determinato che De Luca fosse, diciamo, appunto il secondo, per cui io rispetto il voto dei cittadini, non posso rispettare il voto di Bramanti, anche perché i cittadini non l'hanno votato, perché lui ha preso 10.000 voti in meno delle liste. Soltanto uno come Bramanti poteva aggiungere un risultato così deludente, come, diciamo, d'altronde Saitta, che ha perso 5.000 voti. Io continuo nella mia linea, io mi sono candidato proprio per questo, così come quando militavo nel Movimento Sociale e avevamo percentuali del 3-4%, ma io lottavo per i miei ideali. I miei ideali mi portano a combattere questo potere che c'è sulla città.